Italia per parlare del blitz della polizia all'alba di questa mattina nel popolare quartiere romano di San Basilio, dove centinaia di agenti hanno smantellato due organizzazioni di spacciatori legati a famiglie che storicamente controllano la zona. Sentiamo il servizio di Matteo Parlato. 400 agenti, un elicottero e cani poliziotti. Nella notte un blitz ha smantellato due organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga. Saranno eseguiti 40 arresti nel quartiere romano di San Basilio. L'azione è il risultato di un'indagine cominciata l'agosto scorso. La polizia, con l'ausilio di telecamere piazzate nel quartiere, ha individuato orari e gestori di quella che gli investigatori definiscono una vera e propria azienda di spaccio. Tutto si svolge fra le 4 e le 6 del mattino. Mezzi e agenti arrivano in zona. Ogni gruppo ha un'area assegnata. Cominciano gli arresti e il nervosismo sale. Vengono perquisiti e sequestrati i mezzi degli indagati. Poco distante, controlli volanti per strada. Se ti offendi sono problemi tuoi, d'accordo? D'accordo? Ho detto d'accordo? No, ok, basta, io rispondo. Poco prima dell'alba, gli agenti rientrano mentre altre pattuglie escono per un nuovo giorno. Trastevere. Buongiorno, siamo fuori. Buongiorno a Trastevere. Romanina? Buongiorno in zona. Buongiorno Romanina.